È un momento particolare per le bollette, dal 1 luglio si passerà tutti al mercato libero. Chi decide fino a luglio di stare o di rientrare sul mercato tutelato avrà ancora l'opzione di transitare su questo mercato cuscinetto detto a tutele graduali. Ma per 4 milioni e mezzo di famiglie in realtà il passaggio potrebbe tradursi in 135 euro in più. Come muoversi? I consigli dell'avvocato Emanuela Bertucci dell'Associazione degli Utenti e Consumatori. Consiglio adesso è per gli utenti che sono ancora sul mercato tutelato di aspettare il mese di giugno, perché a giugno ARERA darà i prezzi, quindi indicherà qual è il prezzo che pagherà chi deciderà di rimanere sul servizio di tutele graduali. Sappiamo per certo al momento che i costi fissi rispetto a qualunque altro tipo di offerta saranno sicuramente ribassati di 73 euro annui nella componente fissa. Questo importo potrà aumentare a seconda di quanti utenti ci saranno e quindi sulla base di una media ponderata ARERA calcolerà questo prezzo. Consideriamo che oggi si parla di 4,5 milioni di utenti che sono interessati da questa modifica e quindi appunto ha senso aspettare l'ultimo momento per poter fare una scelta sensata e consapevole su se passare al mercato libero oppure no. Ad oggi con il benchmark dato da ARERA con le ultime tariffe della tutela, effettivamente le offerte che si trovano sul mercato libero sono quasi tutte di importo superiore all'ARERA, quindi è un momento di transizione in cui il consumatore quel che deve fare fondamentalmente è attendere, monitorare il portale offerte e soprattutto consigliamo di non prendere decisioni affrettate prima di giugno. Forse quello che si può fare è valutare se si è già sul mercato libero, se tornare entro il 30 giugno sul mercato tutelato proprio per avere quella chance in più, perché chi resta oggi sul mercato tutelato non potrà utilizzare il servizio di tutele graduali e continuerà a rimanere sul mercato libero. Chi invece sceglie di rientrare nel servizio di maggior tutela avrà appunto questa possibilità fino a fine giugno. Qualora si decidesse di fare una scelta simile, raccomando di verificare se ci sono delle penali da pagare con il proprio gestore, perché altrimenti si rischia che il potenziale guadagno sia annullato dalla perdita economica del costo magari dell'uscita del contratto.